Allora, segretario, cominciamo subito con il parlare, della mobilità del personale e in che modo il sindacato ha intenzione di intervenire dopo che, insomma, c'è stato il rifiuto di firmare questa mobilità anche alla luce dei vari vincoli. I contratti servono per dare regole certe e le regole certe devono, significa fare un contratto, assegnare diritti e doveri. Questo è un non contratto perché è una insalata, una maionese impazzita tra vincoli di legge e vincoli burocratici. I veri contratti si basano sulla chiarezza delle posizioni. Questo è un non, io ho definito un non contratto, perché non risolve il problema dei vincoli, limita i diritti delle persone ad alcune categorie e quindi non, ed è peggiorativo rispetto al vecchio contratto, che è stato sì modificato dalla legge, però andava rivisto con l'incontro tra le parti. Noi abbiamo fatto e abbiamo inviato al ministro una diffida per comportamento antisindacale e chiediamo che quel contratto si continui a discutere, quindi non chiediamo di eliminare, di rinviare domande per la mobilità, ma diciamo che quel contratto va definito come è normale che sia un contratto, poi del resto firmarlo da un solo sindacato lo capisce chiunque che un contratto è legittimo. E quindi io sto insistendo anche con altri colleghi a chiedere al ministro di convocare le parti per riprendere la discussione. Se non lo farà, saremo costretti a rivolgerci al giudice terzo. Dovremo andare in tribunale e la cosa ci dispiace perché è un problema di natura politica e non giudiziale. Quindi a proposito del rinnovo del contratto, diciamo che non ci sono attualmente delle novità. Il rinnovo del contratto ancora non ci sono novità perché l'ARAN non ci ha chiamato. Abbiamo avuto degli incontri con il ministro per una panoramica sulle linee guida per il rinnovo del contratto, ma in questa maniera ci presentiamo male. Se io devo portare il ministro in tribunale per comportamento antisindacale, si capisce che parte in salita il rinnovo del contratto e vorrei proprio evitare. Quindi stiamo insistendo anche con abbastanza insistentemente chiedere al ministro di un incontro che rimetta i cocci di un qualche cosa che si è tratto insieme. Secondo lei ci sono possibilità di aumento di questi 100 euro lordi medi in busta paga per i docenti? Il problema è che andrebbero ritrovate e riprese alcuni elementi di finanziamento che mancano. Oggi ci sono quei soldi, mi pare che ci sia 2 miliardi e 4, quindi è una cifra intorno a quello che diceva lei, intorno ai 100, 102, 110, 112. Se non ci sono ulteriori risorse, sono quelle e sono per noi insoddisfacenti e insufficienti. Tuttavia, siccome siamo in un momento di guerra, veramente guerra, perché non è soltanto la guerra del coronavirus, questa è guerra veramente e l'inflazione sta schizzando ed è un contratto fermo da 3 anni, ci sembra improbabile ricominciare a trattare la parte economica e la parte normativa quando c'è un vuoto di 3 anni, ci sarebbe bisogno di tanto tempo. Quindi io proporrò anche ai miei colleghi e alla politica di incominciare a distribuire la parte economica, perché la gente soffre anche dal punto di vista economico, e aprire contemporaneamente le trattative. Volevo anche chiederle se secondo lei sono previste nuove assunzioni di docenti per l'estate e in che modo i concorsi possono influire. Allora, noi riteniamo che i concorsi siano un fallimento, tant'è vero che il ministro ha ultimamente dichiarato in Parlamento che siamo arrivati a 300.000 precari. Un sistema che si regge su 300.000 precari è un sistema e non stabile e quindi non è un problema di bisogni perché i 300.000 precari coprono le classi vuote, quindi i bisogni ci sono, ma c'è bisogno di rivedere il reclutamento. Del resto era previsto anche nel piano nel PNRR e non si è fatto. Era nell'accordo fatto con questo ministro di rivedere il reclutamento e nella fase intermedia inserire e dare la possibilità a tutti i precari, almeno quelli con 36 mesi, di avere una possibilità di soluzione stabile. Come? Facendo un percorso, e quindi un percorso formativo che li porti alla stabilizzazione.
Non è consentito tenere persone in stato di bisogno perché un precario è sfruttato e vive in una situazione disagiata per tanti anni. Parliamo di 36 mesi e oltre. C'è gente che ha 10 anni di precariato. Se c'è questo gap, bisogna coprirlo e non si può coprire con i concorsi. I concorsi hanno mostrato il loro fallimento per un semplice fatto, che non riescono a inseguire il tempo della scuola. Il tempo della scuola è stabilito 1 settembre e 31 agosto. I concorsi vanno ben oltre. Infatti, ultimamente abbiamo assistito a concorsi pubblicati ben oltre, quindi rimangono inattuati. Quindi è un sistema che va cambiato. Non a caso gli antichi erano stupidi, che avevano due canali di reclutamento, uno immediato e uno mediato attraverso concorsi che dovessero creare le condizioni per coprire le classi, perché un elemento di specificità alla scuola: non si possono tenere le classi scoperte. E oggi si è alla ricerca di docenti, perché al di là delle motivazioni più generali, non c'è più, come dire, l'attenzione a questa professione, e non si trovano docenti facilmente. Addirittura si ricorre alle messe a disposizione. Ho sentito che una dirigente ha chiesto ai genitori laureati di andare a scuola per coprire le classi. Siamo in emergenza. E cosa dobbiamo aspettare oltre l'emergenza? Parliamo della figura dell'RSU. Come formate voi questa figura e soprattutto che cosa vi aspettate dalle elezioni di aprile? Allora, innanzitutto il sindacato è un elemento di stabilità importante, non soltanto per i diritti dei lavoratori, ma per il sistema in generale. E la contrattazione è il sistema più moderno e flessibile per adattare le situazioni agli elementi concreti. Le leggi sono rigide e invece stiamo tornando alla legificazione. Una legge fatta in maniera rigida non riesce a rispondere alle esigenze del momento. E la scuola è un organismo vivo.